Mike Quincy, canalizzazione del sé superiore, 27 novembre 2020, traduzione marina. Non sembra esserci fine ai disordini che esistono in tutto il mondo a causa del coronavirus. È comprensibile perché una situazione del genere non è mai esistita a memoria d'uomo ed è il motivo per cui ha avuto un tale impatto e mostra pochi segni di attenuazione. Ha comunque dato all'umanità il tempo di accedere ai propri stili di vita e a ciò che vuole dal futuro. È diventato evidente che c'è molto a cui bisogna pensare. Se l'umanità deve ricominciare con un obiettivo chiaro in mente, che vada oltre tutto ciò che si trova ad essere obsoleto e che non ha più posto nel vostro futuro. Il ritmo del cambiamento riprenderà, senza dubbio, e si troveranno nuovi modi per fare progressi. È un'occasione d'oro per guardare seriamente al modo in cui avete vissuto. Cambiamenti importanti sembrano inevitabili se si vuole cogliere questa opportunità per ricominciare da capo e spingervi verso la nuova era. La politica e il modo in cui vengono gestiti gli affari sono sicuramente in cima alla vostra lista, in quanto entrambi hanno un serio impatto sul grande pubblico. I vecchi metodi non possono e non devono essere resuscitati perché non sono più adatti allo scopo di far progredire l'umanità. La gente ha tutto il diritto di aspettarsi di più dai propri leader, in modo da poter formulare un futuro che dia via al XXI secolo. È tempo di riunire le persone e non di perpetuare il loro e noi del passato, dove esisteva un grande abisso tra chi ha e chi non ha. Ogni anima merita una vita le cui necessità siano a disposizione di tutti. Ci sono così tanti miglioramenti e invenzioni che sono stati trattenuti da coloro che hanno interesse a mantenere lo status quo. Ma è giunto il momento di un cambiamento che va a beneficio delle persone e che si verificherà. Non si può più fermare il progresso. Ovunque le persone e le aziende sono costrette a guardare il loro modo di operare e i cambiamenti arriveranno. Devono farlo perché non c'è modo di tornare indietro. Molto dipende da quanto tempo l'energia libera può essere tenuta nascosta e venire loro negata. Il suo rilascio aprirà tantissime porte, garantendo una vita più facile a un gran numero di persone, dando loro una delle necessità della vita e liberandole dalla povertà. Deve arrivare, se la nuova era sarà accolta a braccia aperte, perché innalzerà la qualità della vita di moltissime persone, e intendiamo milioni di persone in tutto il mondo. Come razza umana, voi siete tutti uno, e prima riconoscerete questo fatto e tratterete le persone come un tutto uno, prima i vantaggi della nuova era potranno diventare la vostra realtà. Ci sono moltissime anime che si sono incarnate sulla Terra in questo momento, pronte a dare la loro esperienza e conoscenza per guidare la strada verso un'esistenza migliore, che soddisferà le promesse fatte a voi negli ultimi tempi. Ci sono tantissime anime dalla nostra parte del velo che vi sollecitano affinché le condizioni siano ricettive alle nuove energie. C'è tutto l'aiuto da parte nostra per quelli di voi che sono in prima linea nelle mosse per far partire le cose. Siate certi che le cose andranno a vostro favore e compenseranno i momenti difficili e sconvolgenti in cui vi trovate attualmente. Mantenete la calma e sappiate che la luce sta vincendo la battaglia. In questi tempi di prova potreste chiedervi come poter superare le prossime settimane senza compromettersi. Chiaramente dovete star calmi e non lasciare che le situazioni di antagonismo vi buttino fuori strada. Se vi sentite sufficientemente avanzati per resistere alle energie negative che vi circondano,
Dovreste essere in grado di spazzare via qualsiasi cosa che non sia luce. Rimanete sul vostro cammino senza deviare da esso e più successo avrete, più forza svilupperete. Le energie positive sono già aumentate e continueranno a farlo fino all'ascensione. Non potrete non notare quanto sarà più facile superare gli ostacoli attuali. Avete fatto molta strada per arrivare a questo punto. Quindi cogliete l'opportunità che vi viene data di lasciare le vecchie energie non necessarie. Non tutti accetteranno di avere un Dio al loro interno e continueranno a cercare Dio fuori di loro. In un certo senso non importa, perché l'aspetto più importante è la fede in Dio e il resto verrà con una maggiore comprensione. Non sottovalutate il grande amore di Dio per tutte le forme di vita. Un amore che supera la comprensione. Non ci si aspetta che comprendiate un tale potere, che è responsabile della creazione di tutte le forme di vita, ovunque e qualunque esse siano. Il grande sole centrale è in fiamme di luce e per la mancanza di una migliore espressione è la dimora dei supremi creatori. Al vostro livello inferiore di vibrazioni non ci si aspetta che comprendiate l'energia ultima, ma basti dire che è così potente da non poter essere espressa nella vostra lingua. Il periodo che state attraversando sta facendo riflettere le persone su dove stanno andando e qual è il loro obiettivo nella vita. Avete tutto il tempo per accedere a ciò che desiderate dalla vita e a ciò che dovete fare per riuscirci. Se il vostro livello di comprensione ha raggiunto un livello di comprensione spirituale, allora, senza dubbio, continuerete ad evolvere su un sentiero che molto probabilmente porterà alla vostra ascensione. Ciò avverrà con l'innalzamento delle vostre vibrazioni e in questo senso potreste sicuramente raggiungere il successo. Non siete lasciati soli a seguire il vostro percorso. E molti aiutanti spirituali sono con voi. Non potreste essere in un momento migliore per andare tutti fino all'ascensione e sarà valsa la pena di aver fatto tutto lo sforzo che ci avete messo per riuscirci. Avete lavorato duramente, spesso contro ogni aspettativa. Quando coloro che avevano un credo che andava contro gli insegnamenti religiosi venivano perseguitati e spesso messi a morte. Le religioni erano molto severe e il loro gregge doveva seguire la loro interpretazione delle scritture. L'aver attraversato un periodo di questo tipo fa onore alla vostra fermezza e alla vostra determinazione nel trovare la verità. Vi lascio con amore e benedizioni e possa la luce illuminare i vostri giorni e il vostro cammino verso il completamento. Questo messaggio arriva attraverso il mio sé superiore, il mio sé divino, e ogni anima ha la stessa connessione con Dio. In amore e luce, Mike Quincy. Traduzione e voce Marina.